Questa è la grande differenza. Ci sono aziende che non hanno assolutamente voglia di rischiare. Questa è l'esperienza che noi viviamo in Adico, con l'associazione, e che io vivo nel mio vivere professionale quotidiano. Aziende quindi molto ingessate nel loro comportamento e nelle loro strutture generali, l'azienda comunque una struttura molto molto complessa, e aziende invece che riescono a mantenere snellezza, autonomia di gestione, mi riferisco poi magari a multinazionali che evidentemente operano sui mercati estremamente diversificati, con cui sono storie differenti, eccetera, eccetera, eccetera. La questione è un po', secondo me, proprio questa, una sorta di pigrizia che esiste all'interno dell'azienda e che fa sì che si tenda comunque a leggere i numeri, e quando il cambiamento è avvenuto il numero è ancora giustifica un risultato e poi è troppo tardi.